è morto improvvisamente a Torino uno dei tre figli di Norberto Bobbio, Luigi. Docente universitario, aveva 73 anni. Luigi Bobbio era un politologo esperto di politiche pubbliche. Tra i suoi volumi compaiono il terzo rapporto sulle priorità nazionali, quale federalismo per l'Italia, i governi locali nelle democrazie contemporanee, le crisi urbane, che cosa succede dopo, le politiche per la gestione della conflittualità legata ai problemi dell'immigrazione. Negli anni 90 e 2000 Bobbio aveva partecipato alle commissioni di mediazione tra le popolazioni e le amministrazioni locali per prendere decisioni in tema ambientale. Con la commissione Non rifiutarti di scegliere ha contribuito all'inizio degli anni 2000 alla decisione sulla scelta dell'area per l'inceneritore di Torino. Pratiche lunghe e non prive di ostacoli in cui Bobbio ha trasferito le sue conoscenze teoriche sul rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Bobbio è stato anche leader del movimento studentesco a Torino nel 68, fondatore ed esponente di Lotta Continua, della quale nel 1979 scrisse una storia. Gli altri due figli del filosofo sono Andrea e Marco.